poi arrivare per montare gli strumenti e suonare con tutto diciamo, la parte tecnica sul posto, quindi la parte dei nostri strumenti, quindi non è proprio un tour, lo fa la propria produzione. Quindi questo spirito rock and roll adesso non so se è una forma di giovanilismo del cinquantenne che vuole tornare a fare, ma in realtà invece è un grande stimolo vedere il pubblico, suonare di fronte a un pubblico che a me che sono italiani, però ci sono anche parecchi autoctoni, parecchi gente anche del luogo. Parigi era così. Perché c'erano molti francesi, ma anche a Madrid e anche a Barcellona c'è stato parecchi autoctoni. Sì. E questa è stata una bella sorpresa, perché la prima volta che ho suonato qui, insomma, che ho fatto il tour europeo, non ce n'erano così tanti di gente. Cos'è cambiato? Sì. Ma non lo so, credo che, sai, nel passaparola, io alla fine credo che nonostante che sia internet, che comunque crea una comunicazione molto ampia, poi alla fine, proprio perché c'è questa enorme quantità di comunicazione, alla fine continua a funzionare meglio di tutto il passaparola, no? L'amico che ti dice guarda, vai a vederlo perché è figo, conta più di qualsiasi soldo investito per promuovere un concerto, ma poi di fatto è così. Passaparola soprattutto nei percorsi di far musica live, passaparola è quello che poi fa crescere il pubblico, quel pubblico che magari te lo coltivi da anni, così come ho fatto adesso in Italia negli ultimi 20 anni, da quando cominciano a suonare dal vivo nei locali in Italia. Adesso mi ritrovo qui all'estero a suonare di fronte a un pubblico che sì, mi conosce perché mi conosce seguendo la musica italiana, però magari è la prima volta che mi vai a vedere dal vivo. E poi di fronte anche a un pubblico che non mi conosce e che io non conosco. Per cui è esattamente come rivivere degli esordi, come rivivere un nuovo inizio. Quindi questa è la cosa più affascinante di questo tipo. Poi dopo sì, ci sono i risultati. Abbiamo cominciato a suonare nei posti dove da 200-300 posti, adesso ne stiamo facendo da 600-700, 800, insomma, abbiamo raddoppiato il bacino di utenza e questo è un segnale molto importante. Ma insomma, è chiaro che domani si può pensare di provare a fare delle altre cose, anche a livello discografico, pubblicare dei dischi, insomma, anche non solo in Europa, ma magari anche in America, o in America, fare delle versioni in spagnolo, anche se poi ritengo che la lingua italiana ha la fortuna di essere accettata un po' ovunque, no? Così come sta accadendo in Italia, che arrivano prima in classifica dei brani cantati in spagnolo o cantati magari in francese, come succede anche di recente. Certo, è più difficile per il tedesco, magari il tedesco per le classifiche in Italia non c'è, però è più probabile che in Germania possa andare una canzone cantata in italiano, insomma. Quindi sono comunque tutte queste comunicazioni, queste cose avvengono in maniera molto più rapida adesso, e fare un tour in Europa è come continuare a farlo in Italia. Questo volevo dire, Londra ormai è una città italiana a tutti gli effetti, ma sì. 400-500 mila italiani, non lo sapevo neanche. Sì, no, infatti è un altro. Però c'è anche nella percezione di chi è abituato a suonare nei club, per me è un piacere suonare a Londra, è chiaro, sono cresciuto con la musica inglese, a parte che già ci ho suonato tanti anni fa, nei locali a Londra ci suonavo fine anni 80, quando c'era ancora. Oltretutto, questo, non so se adesso siamo... quest'anno si festeggia il 40esimo compleanno della nascita del punk, perché c'è nel 1976 uscì un disco dei Sex Pistols, per cui... Ci sono delle belle mostre sulla storia del punk, ci sono delle belle mostre sulla storia del punk in questo periodo, per questo motivo. Quindi suonare in Inghilterra, che è stata la culla delle culture musicali legate anche ai movimenti socialmente, sociali, del punk, i mods, skinheads, ska, per te è importante. Per me sì, perché sono cresciuto in mezzo a questa cultura. Appena, diciamo, già ne ero uscito, perché il punk è morto all'inizio degli anni 80, non c'era più, c'era una fotocopia sbiadita del punk, che si è in qualche modo riproposta attraverso l'immagine del punk, ma il senso del punk è proprio del cazzo frega. Cioè, del cazzo frega. quello è finito, quindi, però ha generato un'impronta che è stata in qualche modo capita in Italia alla fine, a un certo punto. Invece qui i mods erano i mods, i rockers erano i rockers,
in Italia vai a vedere gente che, capito, che andava in giro con la maglietta degli Who e poi davanti c'era la t-shirt di Elvis Presley, capito? Aiuto. mentre qui in Inghilterra era proprio un'ideologia ben precisa, legata anche a un genere musicale. Quindi questa cultura profonda della musica dell'Inghilterra è la culla di questa nuova epoca della musica pop, dai Beatles, quello che è successo qui in Inghilterra. Quindi suonare in Inghilterra nei club a Londra e qui in Heaven, insomma, comunque è una grande emozione, proprio per un fattore anche mio personale, un fattore culturale, dà molta, molta gioia. Senti, a proposito di italiani a Londra, ad agosto c'è stato un bellissimo concerto con l'amica Candy Corso, sì. Peraltro, è stato un successo straordinario, io ho avuto la fortuna di essere presente, veramente gente di vino. Ma quindi la musica italiana, appunto, tu dici, se andare in classifica con un po' di lingua, la musica italiana, perché non c'è assolutamente. Quindi abbiamo 600.000 italiani, il dato più o meno è questo qua, che è praticamente la sesta città italiana, che possibilità di mercato può avere come sbocco la musica italiana qua, pensando a non però come un paese straniero a un certo punto, ma come una piccola succursale. Ma guarda, il problema è che sicuramente l'utenza e il fatto che ci siano degli italiani purtroppo non è sufficiente a far sì che le case discografiche possano collaborare insieme affinché un prodotto italiano possa arrivare qui. Non è interesse nessuna. Anche se parliamo della stessa casa discografica, il discografico inglese che lavora per la mia stessa casa discografica non ne frega niente di far uscire il disco di Matthew in Inghilterra, a meno che non si fa un lavoro, e soprattutto in Inghilterra, è probabile che esca in Germania o in Francia o in Spagna, sono qui, sono abbastanza aspetti, è più difficile, onestamente. Poi continuo a sperarci, magari. Sai, l'outsider per una concomitanza di eventi, un brano, qualcuno decide sì, lo facciamo uscire, magari un brano cantato in italiano può essere accettato, sicuramente ha tutte le potenzialità per essere accettato, però è uno scatto che dovrebbero fare i tecnici, quindi il discografico inglese dovrebbe dire sì, facciamo uscire un brano italiano, metà italiano, nelle radio inglesi. A quel punto lì cambia tutto il meccanismo, non è più suonare dal vivo, ma è fare uscire un disco, venderlo su iTunes in Inghilterra, promuovere il disco, è un progetto, diciamo, più canonico legato al percorso discografico, per cui qui o coltivi un pubblico andando a suonare man mano così, o altrimenti fai questa sua. Io personalmente la vedo più probabile anche qui in sintonia con quello che è la mia percorso di suonare dal vivo. Magari l'anno prossimo, anziché suonare qua, sono alla Roundhouse, capito che la Royal Albert Hall. Aspetta, una 70 anni, dai. Sono 3.000 posti, però. No, sì, infatti. Però, per dire, sarebbe bello riuscire a far questo, ma sicuramente sono gli artisti italiani che vengono a suonare a Londra, suonano al Roundhouse. Poi c'erano i locali storici, il Marquee. Però insomma questo è un obiettivo, credo che sia più probabile, più plausibile un percorso live, anche se c'è un progetto che viene appoggiato anche dalla casa discografica, tutto può essere, diciamo, lavorato in maniera diversa. Cioè, questo non esclude una cosa, non esclude l'altra, perché io comunque continuo a suonare, poi dopo se i discografici decidono di collaborare e di far uscire qualcosa di cantato in italiano, di approcciare il mercato inglese, sarebbe una bella cosa. Per ora mi accontento di vivere questa esperienza, di farlo con tutto l'impegno, la volontà, e finalmente, insomma, adesso che sono ancora, sono finalmente giovane, posso uscire. È ancora 49, però hai detto soltanto, ma è ancora 49. Una battuta su Maximiliano, incluisce sì. La copertina del tuo alter ego, che è molto vissuta da più. Una delle famiglie inglesi storiche. Beh, sì, anche se Maximiliano credo sia austro-ungari. Guarda, Maximiliano nasce di una senza. Ho fatto detto un sacco di stronzate in questi mesi su Maximiliano, diventando un personaggio metafisico che viene da un'altra dimensione. In realtà è solamente il nome che avevo scelto come alter ego per pubblicare un disco di musica sperimentale. Casa mi diletto nel lavorare con i sintetizzatori modulari, questi apparecchi analogici con
corticali, c'era una serie di diciamo, generatori di forme d'onda. Quindi il progetto Maximia doveva essere un disco fatto con questi strumenti sintetici misto agli strumenti sinfonici, un disco sinfonico sintetico, quindi creare delle melodie, lavorare con degli arrangiamenti, con un'orchestrazione d'orchestra sinfonica, quindi 82 elementi, e poi aggiungere insieme ai primi violini i termini, pure insieme ai violoncelli, dare delle linee di Moog, quindi creare tutte queste sperimentazioni che ho portato avanti questi anni. E l'autore di questo disco doveva essere Maximilian, quindi il mio alter ego. Però alla fine ho preferito non far, diciamo, non perdere l'entusiasmo sulle canzoni, delle canzoni su cui stavo lavorando in questo periodo, grammaticale, scusa, e quindi ho preferito finire intanto le canzoni e poi magari rimandare il progetto. Ah, quindi è un'idea di progetto strumenti sintetici e sì, no, ma stavo anche pronto questo progetto, solo che alla fine ho preferito far uscire il disco di canzoni, però mi piaceva il disco Maximilian, quindi ho deciso di far uscire il mio disco, il Maximilian, chiamandolo Maximilian. Poi Maximilian farà il primo disco che si chiamerà Maximilian. Dai, direi che va bene, no? Oh, okay. Posso chiedere una foto? Certo.